Ciao a tutti, sono Andrea da Caravambacci e ovviamente anch'io sono a casa in questi giorni. In attesa di riprendere il vostro camper, di divertirvi su di esso, vi do qualche consiglio sulla pratica per evitare di trovare brutte sorprese. La prima cosa è la batteria. Batteria del motore o batteria dei servizi, mi raccomando. Controllatele, guardate se il veicolo si accende. Guardate se la batteria dei servizi è carica. Non vi affidate soltanto al pensiero di avere il pannello solare, perché in inverno si ricarica molto molto poco col pannello solare, la batteria dei servizi. Meglio almeno una volta al mese un giorno completo di ricarica attaccata a rete. Per quanto riguarda l'altro aspetto fondamentale, che tante volte uno non ci pensa nemmeno, il gas. Gas è da tanto tempo che non utilizzate il camper, controllate che le due bombole siano cariche, che siano aperte e soprattutto di andare a fare lo spurgo di tutto l'impianto del gas, in modo tale che quando andrete a accendere il frigorifero, boiler, la stufa, non ci sia aria all'interno dell'impianto, ma soltanto gas. Quindi accendete i fornelli e aspettate quei 10 secondi che l'aria sia tutta completamente spurgata. E poi andate a accendere frigorifero, boiler, stufa. Dico questo perché mi è ricapitato diverse volte che persone facciano anche diversi chilometri per venire da noi dicendo: non mi si accende il frigorifero, non mi si accende il boiler, la stufa, quando poi invece era banalmente o un rubinetto chiuso, bombola quasi vuota, o addirittura proprio bombola piena, tutto aperto, ma non era stato spurgato l'impianto dell'aria. L'impianto è gas, scusate, dall'aria. Un altro aspetto fondamentale da guardare è l'acqua. È passato tutto il periodo invernale, ci sono tanti sistemi di sicurezza che riguardano l'acqua, per prima cosa quelli di scarico che quando è troppo freddo, quindi guardate che sia tutto riarmato correttamente, riempite l'acqua e rifate rigirare un po' la pompa. Non vi spaventate se la pompa sta per tanto tempo accesa. E banalmente il boiler contiene 10 litri di acqua, quindi gli ci vogliono anche 2 minuti per poter essere ricaricati del tutto. Quindi aspettate un pochino e aprite alternativamente tutti i rubinetti dell'acqua, sia l'acqua calda che l'acqua fredda, per evitare anche lì che l'aria non faccia andare in pressione tutto l'impianto. Poi riaprite le finestre. Anche questa è una cosa. Sembra quasi sciocca da dire, però le finestre, quando stanno per tanto tempo ferme, si imparentano con le guarnizioni. Quindi, se non avete ben messo prodotti che lubrificano la guarnizione, la sentirete abbastanza dura, appiccicosa. Quindi, fate un pochino un jack con totale, sia per quanto riguarda le finestre che per quanto riguarda l'oblò. Una volta riacceso tutto, fate finta di starci sopra, fate finta di starci per una settimana o comunque sia per prepararlo per una settimana per stare fuori. Quindi controllate che tutto vada per il verso giusto. Se non sono stato chiaro, se ho tralasciato sicuramente qualcosa perché proprio il video non è al massimo per me, contattatemi, scrivetemi un messaggio e sono a vostra completa disposizione. Ciao a tutti!